Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di Kingsman, il cerchio d'oro, il sequel di Kingsman Secret Service. Il film uscirà in Italia il 20 settembre, l'ho potuto vedere in anteprima, quindi grazie mille. Oggi possiamo parlare tranquillamente del film, ma tranquilli, senza spoiler. Nell'info box troverete il mio video dedicato al primo film, ovvero Kingsman Secret Service. Prima di iniziare a parlare del film, come da tradizione, degli annunci. Se vi piace il mio video e vorreste sostenermi, potete farlo iscrivendovi al mio canale, grazie mille in anticipo. Se invece volete condividere il mio video per convincere qualche vostro amico a venire al cinema, grazie mille in anticipo. Di che cosa parla questo secondo capitolo della saga di spie più british del pianeta? Nel film seguiamo il protagonista, di cui io dirò malissimo il nome, quindi fate finta di niente per tutto il resto del video. E lo seguiamo nella sua crescita come agente Kingsman, senza abbandonare troppo le sue radici e soprattutto il suo look. La storia con Tilda continua a gonfie vele, così come la sua amicizia con Roxy e Merlino. Purtroppo però le cose inizieranno ad andare male, perché un nuovo nemico ha trovato gli indirizzi di tutti gli agenti Kingsman e gli recapiterà un pacco non troppo gradito, ovvero un missile. Eggsy si salva per puro caso e della Kingsman sono rimasti solamente lui e Merlino. Nonostante la situazione non sia certo delle migliori, scopriranno qualcosa, ovvero che potrebbe esserci un'agenzia gemella in America, la Stateman, che non si occupa di sartoria ma di liquori. I due gruppi si dovranno riunire per combattere un nuovo pericolosissimo nemico, la narcotrafficante Poppy. Ma iniziamo subito a parlare del film. In Kingsman, il cerchio magico, ritroviamo alcuni personaggi del capitolo precedente, ci sarà un importante ritorno, ma soprattutto ci sono tantissime new entry, tanto da formare un cast di ben 5 premi Oscar. C'è Julianne Moore, Halle Berry, Jeff Bridges, Colin Firth e Elton John. Ebbene sì, proprio lui, e lui recita, non fa semplicemente un cameo tipo quelli delle star che appaiono 3 secondi sullo schermo e poi scompaiono per sempre, ma ha una parte vera e propria che è divertentissima e favolosa secondo me. So già che l'amerete. Ora lo so, mi starete per lasciare un commento, ovvero: se non ho visto il primo film, posso vedere questo film? Assolutamente sì, se li avete visti entrambi, secondo me apprezzerete un pochino di più qualche chicca, però sono un po' come i capitoli di James Bond, di capitoli autonomi. Se vi è piaciuto il primo capitolo di Kingsman, secondo me vi piacerà anche questo film. Prima di vedere questo secondo capitolo, ero davvero preoccupata perché nel primo capitolo, secondo me, c'era un equilibrio perfetto. C'era un immaginario unico che non avevo visto mai in nessun altro film, quindi proprio per questo temevo un pochino. In realtà in questo secondo capitolo non sono semplicemente riusciti a ricreare tutto ciò, ma anzi sono riusciti addirittura a ampliare questo mondo, secondo me, un po' come un'espansione. Avete presente quei giochi dove fanno le espansioni così? Una delle cose che mi ha letteralmente fatto innamorare del primo film era proprio l'estetica, che riusciva ad unire quell'estetica tipicamente british con quella tutta high tech, rendendo questo mondo, secondo me, perfettamente credibile, e lo adoravo. Devo dire la verità, preferisco questa estetica a quella di James Bond, però non lo dite a James Bond. Qui sono riusciti a creare, secondo me, lo stesso connubio, però in mondi diversi. Rimane quindi tutta l'estetica british high tech della Kingsman, ma si unisce qualcosa di nuovo, ovvero la Stateman, che unisce lo stile tipico americano dei cowboy anche qui con lo stile high tech. Ma hanno aggiunto anche un altro mondo, che è il mio preferito in assoluto, ovvero quello della narcotrafficante Poppy. Lei si nasconde in Cambogia ed è una fan sfegatata degli anni 50, quindi che cosa ha fatto? In mezzo alla giungla cambogiana ha costruito tutti gli edifici tipici degli anni 50, ma con dei robot. Quindi vedrete queste scenografie pazzesche, dei diner tipici anni 50, del bowling, del beauty shop, del cinema anni 50, tutto con all'interno magari le liane e cose del genere, ed è secondo me esteticamente fighissimo, e il tutto viene unito anche qui con l'high tech, quindi c'è robotica ovunque. Un altro dei punti forti di Kingsman che ritroviamo anche in questo secondo capitolo sono proprio le scene d'azione, che continuano ad essere tante, ad avere la stessa carica e seguire questa certa coreografia quasi musicale. Come vi ho detto prima, in questo nuovo capitolo ci sono delle new entry e la cosa che mi è piaciuta è che ogni personaggio è molto caratterizzato. In questa saga ho notato che anche il personaggio più marginale ha sempre delle caratteristiche peculiari, particolari, uniche quasi. Una delle mie scene preferite è la scena d'azione finale, che ho adorato tantissimo, però poi fatemi sapere che cosa ne pensate. In questo capitolo ci sono un po' meno scene dedicate alla sartoria, potrebbero essere una carenza per qualcuno, però ci sono un pochino più scene di umorismo. Però a me sinceramente piace molto l'umorismo di Kingsman, che è un po' quasi sul macabro ogni tanto, lo trovo molto divertente. È sempre in linea con il primo, quindi se vi piace il primo sicuramente vi piacerà anche il secondo. Mi è piaciuto veramente tanto, però sono curiosa di sapere la vostra opinione. Se lo andrete a vedere, se l'avete già visto perché abitate all'estero, scrivetemelo pure qui sotto. La mia parte preferita del film sono le scene con Elton John. È fantastico.
fantastico. Vi dico solamente calcio volante, non dico nient'altro. Questo era tutto, sono veramente felice di potervi dare questa mia opinione in anteprima, quindi grazie mille. Spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia stato d'aiuto. E fatemi sapere cosa ne pensate della saga qui sotto. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!